Buongiorno a tutti amici, ultimo giorno a Tenerife, domani abbiamo la nave. Siamo ancora a Las Teresitas, sto per andare a correre con Davide, sto andando a buttare le sue scarpe, guardate in che condizioni sono, le ha squagliate, vuol dire che ha corso, Adesso ne ha un paio nuove, ma ne compreremo anche un paio proprio apposta per correre. Mi dispiace andare via, forse presto perché nella penisola non ci saranno queste temperature, però c'è da dire che lui con la scuola ha bisogno dello stesso orario, quindi con un'ora prima, col fuso orario un'ora prima, non va bene, si deve svegliare alle 6:30, è troppo presto. Perciò si parte, pazienza, tanto arriverà presto il caldo anche nella penisola, ormai siamo a metà marzo. Beh, anche con queste corri. Non andranno. Spero di sì. Non andranno male. L'altro era un più bello, vero? Vabbè, andiamo. Si parte, ragazzi, mezz'oretta di corsa e poi a prendere il sole in spiaggia. Sperando che non si annuvoli troppo. Adesso sono le 8 e me le 9 e mezzo e c'è già caldo. Giornata stupenda per il mare anche oggi, eh? Bellissima. Questo è bello, Phoenix, Phoenix. Quanto dado? 31,26. Anche oggi abbiamo vinto noi, 31,26. Sul finale quando mi scaldo bene, quando si scalda il ginocchio che mi fa male, le tibie che mi fanno male, quando inizia a scaldarsi tutto, inizio ad accelerare, a stare meglio. All'inizio è proprio dura, eh? Proprio dura. Ci vuole svitol. Adesso mi asciugo in camper e poi vengo a farmi un bagno al mare, l'ultimo bagno alle Canarie. Bagno e doccia. Adesso ci passa di allenarci fuori, di correre di mattina in penisola, mi sa che ci sono 8 gradi. Questa mattina ne avevamo 20. Vabbè, vado a farmi un bagnetto adesso alla Las Teresitas. Adesso un po' di sole e poi pranzo. Forse mi raggiunge anche Rita. Ci facciamo l'ultimo bagnetto alle Canarie. Poi dovremo aspettare un po', credo, per fare di nuovo bagno, prendere il sole, almeno una ventina di giorni, penso. Spero che a fine mese, a fine marzo, arrivi il bel tempo anche in penisola. Ma ci vorrà un po'. Stavo giusto guardando le previsioni nel telefonino. Velez Malaga, ad esempio,
quindi sud della Spagna, 13 gradi e pioggia. E qui San Andrés, 20 gradi e il sole, è un altro pianeta. Sto pensando di spostare i biglietti di una settimana almeno. Bagnetto? Lo sto, vabbè, è fredda, ma poi quando ti bagni e stai dentro è bellissimo. Però se hai un po' di tossicina ancora, lascia perdere. Bagnetto, Rita? È fredda all'inizio, ma quando ti bagni la pancia, le spalle e poi entri, stai bene. Ultimo bagno, amici delle Canarie, chissà quando torneremo. Ho sentito un amico e non sta facendo bel tempo ancora nel sud della Spagna. Beccheremo pioggia, beccheremo brutto tempo e sarà un problema per gli allenamenti, la corsa. Sarà un problema per tutti. Dado e Rita non riescono ad entrare. Invece è bellissimo. È la prima impressione, poi invece come stai dentro? Non senti neanche niente. Forse c'è più freddo fuori che dentro, l'acqua è forse la stessa temperatura dell'esterno, non lo so. La tua Italia non è stata niente. Come? All'amico. Fredda? All'amico te lo manda. All'amico le manda il video. Dice, mira, qui è la playa, aquí. Bagnando. Fredda. Ma che, se stai ferma, tranquilla, non senti nulla. L'una meno un quarto, docetta, stanno venendo anche il ritentato e poi a mangiare. Avremmo anche potuto comprare un pollo da avere arrosto e mangiarcelo qui in un tavolino, ma abbiamo il camper a 3 metri. Una bella doccia, torniamo in camper pulito. Tornate in camper pulito, io me ne vado! Mezzogiorno e 57, adesso ci organizziamo il pranzo. Batterie strapiene, 14:10, non caricano più. Ah, invece sì, stanno ancora caricando 24 ampere, ma sono quasi al limite. 14:10, 14:25 sono piene. Oggi tortellini al sugo. Abbiamo anche dei ravioli che ci ha regalato Alessandro, ma questi vanno consumati perché erano in frigo, i ravioli sono in freezer, quindi li mangiamo un altro giorno. Qui abbiamo chiuso perché batte il sole, c'è un caldo tremendo e con l'oscurante sta molto bene e tra l'altro non ci abbaglia. Quindi tortellini al sugo con parmigiano. Dado non è stato benissimo in questi giorni, ancora un po' di tossicina. Tossicina. Non vuoi parmigiano? Ok. Metti gli altri sei forchettate. Prendi i tortellini, buttali dentro la busta e agita la busta. Io lo farei. Buonasera, sono le 6:30, ci siamo riposati, abbiamo studiato Davide, lavorato io, Rita si è fatta una bella doccia e tra un po' si cena. Domani ci spostiamo e iniziamo ad andare al porto. Nave alle 5:30, se non sbaglio, ha detto Rita, ma ci avviciniamo prima e siamo tranquilli, magari pranziamo al porto direttamente, poi il riposino lì stesso e poi ci si imbarca. 37 ore di navigazione, tanta roba. Ha fatto un pomeriggio, una serata bruttissima, sta piovigginando anche adesso, molto nuvoloso, guardate. La cuoca.
Questa è la cenetta che ci hai preparato oggi. Pollo, un tegame, una caponata, verdure, pane, bicchiere di vino. Ultima cenetta alle Canarie. Ok. Ultima cenetta, non mi suonava bene. Ultima cenetta alle Canarie. Sono l'unico dispiaciuto. Sì. Sì, sì. L'ultima cena. Io non sono dispiaciuta per niente. Buon appetito. Ci vediamo domani. Ci spostiamo e ci imbarchiamo. Ciao. Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. Ve lo faccio vedere? No. È sconvolto. Ve lo faccio vedere. No. No. 8 del mattino, colazioni, siamo ancora a San Andrés, a Las Teresitas. Facciamo colazione, ci spostiamo, iniziamo a avvicinarci a Santa Cruz. Compriamo due cosette, due pensierini. Due bottiglie di rum, perché l'ho finita quella che mi ha regalato Rafa, buonissima, si chiama Areucas. Areucas è un rum della zona, e siccome qui io non trovo nulla di buono, a me non mi piacciono quei limoncelli, quelle cose zuccherate, questo rum è davvero fantastico, è tipo una grappa, insomma, secchi, a me piace così. E poi dobbiamo organizzarci per imbarcarci, quindi arrivare, avvicinarci al porto, fare il check-in. Ma è presto, la giornata è splendida, mi dispiace anche andare via, ve l'ho già detto un paio di volte, sono le 8, ci sono già 20 gradi, magliettina affacciata alla finestra. No! Eccolo qui, eccolo, colazioni e ci spostiamo. La Rita dov'è? Chi ha la Rita fredda? C'è anche la Rita svegliissima stamattina. Tantissima. Wow. Un grillo. Caldo fantastico a Santa Cruz il 10 di marzo. I cartelloni segnano 24 gradi, già sono le 9:20. Dobbiamo anche fare carburante, qui è 1,30 euro, se lo troviamo anche un po' di meno, perché in Spagna sarà 1,50 euro, 1,60 euro, chissà. Prima di lasciare le Canarie, almeno ci facciamo il pieno, come vi ho detto, 1,24 euro. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa in un mercato che fanno qui a Santa Cruz di domenica. Per fortuna abbiamo trovato questo parcheggio, 2 minuti a piedi e siamo arrivati. Supermercato di Santa Cruz, tanti, tanti, tanti prodotti contraffatti. Qua meraviglioso, puoi comprare e mangi. Ogni locale, ogni box che vende pesce ha anche i tavoli e le sedie, ma compri e mangi qua, pesce fresco, e ci si può sedere. Ci siamo ordinati un pollo, delle patate, lo ritiriamo a mezzogiorno, così mangiamo e ci imbarchiamo senza sporcare nulla. Questo mercato è meraviglioso, adesso speriamo di trovare quello che cerco. Abbiamo trovato il rum di Tenerife, blanco. Sì. Betty mi ha trovato un sacco di prodotti delle isole Canarie, il rum di qua e anche l'acqua ardiente, da noi file verru di vino. Quindi pensierini fatti, alcol per tutti ragazzi. Ed
Nel frattempo ho ritrovato il formaggio della Gomera, questo guarapo, buonissimo, adesso ne compro 4-5 formine. Lo dovevo comprare prima di lasciare la Gomera, alla fine non ce l'avevo fatta e lo ritrovo oggi. E adesso ragazzi abbiamo di nuovo il formaggio di capra affumicato Gomero, 6 forme ne ho comprate, che buono! Ah, venendo a trovarci anche Orazio, sono mezzogiorno meno 5, ritiriamo il pollo e andiamo verso il camper. Salutiamo Orazio e Laura, pranziamo e ce ne andiamo al porto. Abbiamo comprato tutto, abbiamo ritirato il pollo, adesso si rientra al camper. Bello questo mercato, non lo conoscevo, mi è piaciuto da morire. Ma mi piace soprattutto il fatto che si possa comprare il pesce e mangiarlo dove te lo vendono. Vedete, qua cucinano, qui vendono il pesce e poi ci sono le sedie, bellissimo amici, questo mi piace moltissimo. Vabbè, sarà per un'altra volta. Sono venuti a trovarci, a salutarci, a augurarci buon viaggio. Ah, finalmente, finalmente se ne vanno. E Laura, ciao. E Laura. Ma che ci mancheranno tanto. Ti mancherò, dai, che qualche bella giornata l'abbiamo trascorsa. Sì, bellissima. Anche specialmente in qualche video vedrete qualcosa di strano. L'avrete già visto perché è già successo. Rita. Divertitevi come sempre. Grazie Orazio, grazie mille. Divertitevi come sempre. Grazie, un abbraccio. Ciao ciao. Siamo divertiti, dai. No, no, ma ci vediamo, non ti preoccupare. Ci vediamo. Questo è il nostro pranzetto, coscia di pollo, patate, carote, moco verde, patatine prese lì nella polleria e poi abbiamo aperto anche il formaggio Gomero. Buonissimo. Ottimo. Per ora va bene. Pranziamo e siamo praticamente già di fronte al porto, quindi pranziamo e poi ci avviciniamo all'imbarco. Qua inquadra il sughetto, papi! Guarda! Abbiamo pranzato e adesso ci mettiamo in fila dentro il porto, al porto. Eccoci qua, arrivati. Tranquilli e poi abbiamo tutto il tempo di prepararci lo zaino. Ci siamo quasi, 4:30, adesso inizieranno a imbarcare anche a noi. 5:30 se non sbaglio parte. Arriviamo dopo domani notte forse, 37 ore di navigazione. Lunga, eh? Lunghetta. La devi prendere? Tocca a noi, 5:30 e ci imbarchiamo. Arrivederci Tenerife, arrivederci Isole Canarie. Comunque si sta sempre bene. Sì. Caldo tutto l'inverno, abbiamo trascorso l'inverno al mare, al sole, facendo bagni, quindi non ci lamentiamo assolutamente. Anzi, ogni volta che me ne vado una lacrimuccia io, o a me scende. Cosa volevi dire con io? No, Tenerife! Così non riesco più a sfruttare. C'è tutto. Andiamo, andiamo a prendere possesso della cabina. Tessere prese, adesso 603, 6013. Che numero è? 6013. Abbiamo anche l'oblò per salutare Tenerife. Gratuito a bordo, WhatsApp durante tutta la traversata, cines e sedie.
top TV, mega TV in camera. Ci sono anche due jacuzzi però chiuse in questa, in questo ponte, terrazza. La partenza non ve la facciamo vedere, ci vediamo tra 37 ore. Adesso dormo per 37 ore. Scherzo, vi faccio vedere i pasti, vi faccio vedere come si mangia nella nave. Adesso mi riposo. Ciao, a dopo. Oi amici, quanto balla la nave, madonna, stiamo andando a cena e non riesco manco a camminare nel corridoio. A me poi la nave mi fa malissimo, quindi pensate come sto andando a cena, con quale desiderio. Solo che se non ceno poi come faccio? Magari alle 3 del mattino. Muori. Cioè, muoio di fame. Aiuto. Ci schianteremo prima o poi in un muro da qualche parte. Cena finita amici, non vi ho fatto vedere niente perché sto solo dondolando e non mi sento bene. Stiamo portando anche qualcosa in camper, in camper, cioè no, in cabina. No, non ce la faccio più. Ci vediamo domani ragazzi, buonanotte a tutti. No, no, non è cosa, per me non è cosa. Aiuto. Davide si chiedeva giustamente come fanno a lavorare nelle barche. Beh, si sono abituati. Noi ne prendiamo navi, ma non mi abituerò mai. Buongiorno a tutti amici, si fa per dire. C'è un mare grosso, abbiamo dondolato tutta la notte, tutta moltissimo. Davide non ha chiuso occhio, io poco e Rita uguale. Adesso sono le 8:30, aiuto, e stiamo andando a fare colazione. E poi mi sdraio di nuovo. Non fa stare in piedi sulla nave, quindi immaginate come si sta. Poi magari c'è qualcuno chiaramente che sta bene, io no, male, molto male. Bene, andiamo a fare colazione, vi portiamo, vediamo il buffet e poi torno in camera. Guardate la colazione, 1700 euro di biglietto, non c'era altro, c'erano due brioche orribili, Armas 100.000 volte meglio, abbiamo mangiato di tutto, c'era di tutto. Dai Dado, coraggio, sei bianco perso, non hai chiuso occhi, però dobbiamo mangiare qualcosa, forza. È dura, c'è male terribile, aiuto. Male? Altro che colazione, vero? Altro che colazione, poverino cuccioletto. Oh cuccioletto, nonostante hai rimesso, stai cercando di mangiare? Mamma mia, mi sono guardato nello schermino della dottoressa. Bianco, è pieno di zombie e tutti che barcollano, bianchi, sicuramente molta gente è stata malissima. Ho quasi finito, io sono riuscito a mangiarmi tutto anche in queste situazioni, adesso me ne vado a letto. Se c'è qualcuno che sta guardando questo video per la prima volta, non ha mai visto il nostro canale, posso assicurarvi che non sono così brutto fuori dalla nave. Sei sempre bello, cucciole. Oh, aiuto. Stiamo rientrando in camera. Se ci riesco. Oh, se ci riesco. Uff. Se non ci schiantiamo prima. Aiuto, ragazzi. Non vedo l'ora di sbarcare. Adesso ci corichiamo, Davide deve riuscire a tenere il cibo dentro. Adesso si fa pranzo, l'una, una tortura ragazzi, per me è una tortura. Stavo proponendo il fatto di poter imbarcare il camper e loro ti mettono a disposizione un aereo, cioè tu vai in aereo e ti ritiri il camper all'arrivo.
con quello che paghi in questa nave dovrebbe. Quindi abbiamo preso paella, calamaretti e patate e cerchiamo di mangiare contro la nausea che abbiamo. Buongiorno a tutti amici, siamo arrivati, sono le 6:30 del mattino. Viaggio pessimo, mare tremendo, probabilmente per il fatto che questa nave è anche un po' più piccola. Comunque era molto mosso già da ieri, abbiamo visto che il tempo, che il mare era molto molto agitato, forse avremmo dovuto rimandare di una settimana. Vabbè, ma comunque l'oceano. Comunque mi sono fatto il viaggio davvero devastante e già io soffro, qui ho sofferto troppo. Io no. Rita è stata benissimo. Comunque stiamo sbarcando dopo circa 40 ore di navigazione. Stiamo chiudendo tutto e scendiamo. L'abbiamo fatta ragazzi, Huelva, di nuovo nella penisola. Adesso progettiamo un viaggio molto serio. While you roam in the streets all alone, all you can see, thinking about what your life. L'abbiamo fatta sbarcare finalmente, sono le 7:55. Devo anche aggiornare l'orario. E ce l'abbiamo fatta anche a svernare anche quest'anno. 3 mesi e mezzo alle Isole Canarie. Tanta roba, ragazzi. E adesso si sta bene anche qui nella penisola, eh? Giornata sembra splendida. Ci siamo parcheggiati fuori dal porto, facciamo colazione perché non ce l'hanno offerta in nave, perché abbiamo pagato poco. Ci hanno lasciato solite uova, spremutone, abbiamo tutto, dobbiamo cercarci un'aria sosta per scaricare grigia e cassetta e per riposarci un attimo, rilassarci un secondo e poi vediamo cosa fare. Siamo molto più a nord e riprende anche la TV, vediamo se si vede qualcosa o devo fare salti mortali. TV 8. La smart card non è attiva, per attivare la smart card bisognerà rifare una ricerca. No, bisognerà anche che fai rifar mandare un impulso dopo che la tieni spenta per mesi. Bisogna fare tre mesi e mezzo. Colazione fatta, siamo di nuovo in viaggio e piano piano risaliamo lungo la costa della Spagna perché c'è la visita di Davide più avanti. Quindi siamo rientrati qui nella penisola perché? Perché Davide farà le lezioni nello stesso orario, con lo stesso fuso orario dei compagni di scuola. E perché abbiamo in mente un viaggio favoloso, una cosa che non abbiamo mai fatto, una cosa che abbiamo sempre desiderato. Non ve l'anticipiamo ancora, quindi continuate a seguirci sempre, perché dopo la visita di Davide, che sarà tra neanche un mese, continueremo il percorso dove... Lo vedremo ragazzi. Un bel viaggio, facciamo un bel viaggio insieme questa volta. Vi facciamo vedere tanti bei posti nuovi, eh.